Sono i tempi della pubblica amministrazione, ma la scuola di Ponte Vecchio e la sua sicurezza rimangono una priorità. A poche ore dal sit-in del Partito Democratico davanti alla scuola della frazione di Magenta, il sindaco Luca Del Gobbo interviene sulla stessa vicenda per far sentire l'opinione dell'amministrazione comunale. È chiaro che ci siamo trovati di fronte a un'emergenza, è chiaro che abbiamo dovuto e abbiamo trovato le risorse, non poche, per mettere a posto la scuola di Ponte Vecchio, ed è chiaro che dobbiamo rispettare quelli che sono le regole che ha una pubblica amministrazione, il codice degli appalti per assegnare la gara, quindi purtroppo ci sono dei tempi. Secondo Del Gobbo l'obiettivo di riaprire la scuola per l'inizio del prossimo anno scolastico rimane plausibile, sempre considerando che la scoperta dell'amianto nelle piastrelle della scuola ha causato un'ispezione in tutto l'istituto, una revisione del progetto inizialmente immaginato e un aumento dei costi per i lavori di messa in sicurezza. Io confermo che la scuola di Ponte Vecchio si interverrà e apriremo la scuola. La volontà è quella di intervenire. È chiaro che ci siamo trovati di fronte purtroppo a una emergenza, cioè l'emergenza è stata quella di aver fatto giustamente delle verifiche. Nelle, come sapete, piastrelle c'era della presenza di amianto. Una volta spostati i ragazzi alla 4 giugno abbiamo verificato su tutta la scuola. E quindi il problema non era solo al piano, diciamo, terra, ma era, e quindi abbiamo dovuto rivedere anche l'ipotesi di spesa, che è aumentata chiaramente, ma interverremo. Questa è un'emergenza per chi fa l'amministratore, in questo caso il sindaco, soprattutto quando le risorse non sono illimitate, ci sono delle priorità. E in questo caso la scuola di Ponte Vecchio è una priorità, è la priorità, anzi in questo momento è la priorità, quindi noi faremo anche delle variazioni specifiche nel prossimo consiglio comunale per aver e l'abbiamo trovate le risorse perché si intervenga sulla scuola e i ragazzi possano entrare assolutamente nel più breve tempo possibile in sicurezza.